speri di essere amata da un narcisista quando il tuo sesto senso sicuramente ti dice che intanto il narcisista non ti ama e non ti amerà. Salutiamo anche Sara, svegliati a primavera. E allora, intanto ci sono alcune cose da dire. La prima cosa è che il desiderio di essere amati è una componente fondamentale della natura umana. Tutti voi sperate di essere amati. Tutti voi sperate di trovare una connessione profonda con una persona e tutti voi siete disposti a sperare, diciamo, di ottenere sentimenti di amore, sentimenti di affetto nei confronti di persone che secondo voi sarebbero conformi alle vostre aspettative. E questo è un punto fondamentale da tenere presente. Quindi la speranza di essere amati sottintende ad un bisogno, fondamentalmente, sottintende prevalentemente ad un bisogno. Tuttavia, paradossalmente, diciamo, molti di voi finiscono di sperare di essere amati proprio da un narcisista. Quindi, quali sono le ragioni dietro a tale desiderio e le implicazioni, ovviamente, che questo può avere nella vostra vita, insomma, fondamentalmente? Allora, beh, bisogna fare un ragionamento perché attraverso un ragionamento noi poi possiamo liberarci, di questa situazione negativa, nefasta. Salutiamo anche Vale. E allora, la prima cosa, da tenere presente sono le speranze e le aspettative. Perché voi avete speranze, voi avete aspettative, invece dovete pensare, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Non so se vi ricordate, vabbè, siete abbastanza ignoranti, per cui non lo saprete. Ma sulla porta dell'inferno, della Divina Commedia, ci sta proprio scritto: lasciate ogni speranza o voi che entrate. E questo è la stessa cosa che avete, ovviamente, davanti al narcisista. Il narcisista è come se fosse la porta dell'inferno di dantiana memoria. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Salutiamo Patrizia Perotti. E poi continuava, adesso non la ricordo a memoria, perché io ai miei tempi, quando andavo a scuola io, voi non più perché oramai siete talmente anziani che probabilmente non c'era neanche ancora Dante Alighieri. Ma comunque ai miei tempi facevano studiare pezzi della Divina Commedia a memoria, no? E quindi lasciate ogni speranza voi che entrate, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza voi che entrate. E questo è la stessa cosa che si potrebbe scrivere. Che ne so, sulla fronte del narcisista, no? Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza voi che entrate. E questo è quello che sta scritto proprio sul narcisista. Invece voi sperate, voi sperate. Una, diciamo, delle ragioni principali per cui speri che un narcisista ti ami è sicuramente, sono due fattori fondamentali. Da un lato il tuo bisogno nefasto, negativo, di essere amata, fondamentalmente. E dall'altro un'altra cosa importante, che è praticamente la speranza, cioè il fascino che ha il narcisista, perché dobbiamo tenere presente che i narcisisti hanno la capacità di sedurre, hanno la capacità di affascinare gli altri. Inizialmente
un narcisista può apparire, cioè anzi, il narcisista appare solitamente come una persona estremamente affascinante, sicura di sé, dotata anche di un carisma, talvolta di un carisma magnetico, no? Per cui queste qualità, tu che eri abituata a catramisti, tu che eri abituata a poveri disgraziati, tu che eri abituata a gente di basso valore, quando incontri un narcisista che si manifesta, diciamo, come una persona sicura di sé, carismatica, magnetica, pensi che sia il Festival di Sanremo. Per te il narcisista diventa una specie di Festival di Sanremo e pensi che, diciamo, queste cose fanno sorgere in te la speranza di essere oggetto dell'affetto e, diciamo, e anche dell'amore di una persona che reputi attraente. Però intanto poi il narcisista manifesterà tutte le sue caratteristiche, ma tu nonostante tutto continuerai a sperare che il narcisista ti ami come noi l'amiamo, e qui viene sempre fuori una situazione nefasta, negativa, che è dovuta sempre a Dante Alighieri, per cui Dante Alighieri in qualche modo ci sorprende sempre, no? E l'amor che nulla amato amar perdona, che Dante Alighieri lo mise in bocca a Francesca, nel quinto canto dell'Inferno di Paolo e Francesca. E quindi Dante Alighieri l'ha messa in bocca a Francesca e Francesca ha detto amor che nulla amato amar perdona. E poi, vabbè, ha detto altre cose. Anche questo canto l'avevo studiato a memoria bisogna tenere presente queste cose fondamentali, insomma. Per cui dobbiamo tenere presente che Dante Alighieri ha detto una cazzata fondamentalmente, perché tu puoi amare, anche se l'ha messa in bocca a Francesca, ha detto comunque una cazzata, perché tu puoi amare quanto vuoi una persona, ma non è detto che il tuo amore debba essere contraccambiato, anzi questo spesso non succede. Salutiamo Samantha. Questo spesso non succede. Perché? Per quale motivo non succede? Perché nessuno, per essere amato, è un atto di una commedia, non basta amare per essere amati, ma provate, non è che ci vuole una scienza. Perché poi ci sono anche quelli che dicono no, ma basta amare, sarete amati. Provate ad amare e vedrete che cosa riceverete in cambio. Pesci in faccia. Insomma, il pesce ve lo prendete, però ve lo prendete in faccia. Poi qualcun altro vorrebbe prenderlo da qualche altra parte, sto pesce, però il pesce lo prendete in faccia. E non riuscirete a ottenere nessun risultato. Non basta amare per essere amati, non basta assolutamente. E quindi questo cosa fa? Fa sì che tra l'altro tu speri in questo modo, e queste speranze, aspettative, speri che il narcisista prima o poi riconosca anche il tuo valore. Inoltre, diciamo che può accadere anche che si è attratta dal narcisista perché desidera affrontare una sfida emotiva, cioè il narcisista, quello che non ti ama, ma tu dici ma io riuscirò a farlo amare, a farmi amare, io riuscirò a coinvolgere il narcisista. È una sfida, il desiderio di sfida, il desiderio di ottenere dei risultati, però è soltanto un desiderio che spesso poi non si realizza, ovviamente. E quindi
la natura, tra virgolette, un po' volatile, potremmo dire, di un narcisista può far sorgere in te il desiderio di essere abbastanza speciale da farti ricambiare. E questo può derivare da una tua necessità inconscia di dimostrare il tuo valore o di sentirti indispensabile per la vita di qualcuno. Poi ovviamente un'altra ragione per cui speri che il narcisista ti ami deriva da una tua bassa autostima o da una mancanza o scarsa fiducia nelle tue capacità. Quindi un narcisista, pur essendo narcisista ed egocentrico, inizialmente ti idealizzerà nella fase di love bombing, no? Ti farà sentire speciale, ti farà sentire desiderata. In questo modo tu speri che il suo amore possa compensare la tua disistima, i tuoi sentimenti di inadeguatezza, i tuoi sentimenti di insicurezza. E un narcisista per te potrebbe arrivare addirittura a rappresentare un'opportunità per poter costruire una nuova immagine di te stessa che altrimenti non un'immagine di validità che altrimenti non riesci a costruire. In effetti, come dice Crazy Robbie, all'inizio il narcisista ti dice ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro. Questo è un dato di fatto, no? Quindi tutti questi meccanismi fanno sì che tu in qualche modo, che ti piaccia o che non ti piaccia, ti coinvolgerai con il narcisista. E quindi, tuttavia, sperare che un narcisista ti ami può anche, anzi, senza che il può, comporterà gravi conseguenze per te, perché i narcisisti sono abili manipolatori. Il desiderio di essere amati da loro ti farà cadere nella trappola di una relazione tossica. Ti farà cadere nella trappola di una relazione tossica. Il narcisista inizierà ad alternare momenti di affetto e adorazione a momenti di disprezzo e di rifiuto. Quindi inizierà col rinforzo intermittente. E questo ti creerà confusione e minerà ancora di più la tua autostima, per cui se prima pensavi di essere una stronza, adesso penserai di essere una merda. Intanto salutiamo Andrea Giovani. E quindi penserai di essere una capra, penserai di essere una meba, penserai giustamente di non valere niente. Il tuo sogno, come dice Crazy, si trasformerà in un incubo e questo devi tenerlo presente. Quindi il narcisista alternerà, diciamo, come dicevo, attraverso questo meccanismo del rinforzo intermittente, momenti di affetto con momenti di disprezzo, periodi di affetto e adorazione con periodo di disprezzo e rifiuto, creerà confusione in te, minerà la tua autostima e questa dinamica tra l'altro poi porta alla dipendenza emotiva, perché questo è stato dimostrato ed è quello che avviene anche nelle macchinette, no? Quando voi andate a giocarvi la pensione, no? Perché io lo so che voi andate a giocarvi la pensione nelle macchinette dei bar, no? o delle tabaccherie, no? Andate lì dentro e vi giocate la pensione mettendo i gettoni nelle macchinette sperando che di vincere e ogni tanto vi arriva la vincita, ma più spesso arriva la perdita e così che a fine giornata vi siete mangiati la pensione. Invece dovreste abbonarvi al mio canale, che spendete 3 euro, quello che è, però riuscirete a sviluppare delle capacità, soprattutto se vi abbonate anche al canale, a questo canale va benissimo, ma anche al canale Massimo Taramasco, con l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari e potrete ottenere dei risultati molto importanti, quindi smetterete di andarvi a giocare la pensione oppure l'invalidità, non so se avete anche la pensione di invalidità, l'accompagnamento, non so cosa avete voi, e otterrete dei risultati
decisamente migliori, insomma, abbonandovi al canale perché uscirete dalle dinamiche, da questo ciclo emotivo tossico. Quindi è fondamentale abbonarsi al canale. Poi ovviamente sperare che un narcisista ti ami può mettere a rischio la tua salute emotiva, perché essere coinvolti da un narcisista significa che vivrai in un ambiente emotivamente instabile, sarai soggetto a critiche, manipolazioni, stress, ansie, come dire, chi più ne ha più lo metta, chi più ne ha più lo metta. Insomma, ti capiterà un po' di tutto fondamentalmente, quindi ansie, stress, depressione, eccetera, eccetera. E come dicevo, chi più ne ha più lo metta. Ovviamente, questo porterà, diciamo, delle situazioni estremamente negative, per cui è importante riconoscere che sperare che un narcisista ti ami è un percorso dannoso. Per il tuo benessere emotivo è cruciale invece cercare relazioni sane, basate sulla reciprocità. È la stessa cosa, serve sempre reciprocità. Ci deve essere uno scambio, ci deve essere uno scambio fondamentale, cioè un do ut des. Perché non è vero che in amore non ci deve essere un do ut des. Se uno non ti dà niente, non devi dargli niente. È lo stesso discorso che faccio sempre, ma se tu vai dal panettiere, non è che gli regali 2 euro perché ti fa piacere regalare 2 euro al panettiere. Se vai dal panettiere e gli dai 2 euro, ti aspetterai un tozzo di pane, un pezzetto di focaccia, qualche cosa, no? E lo stesso discorso vale per il narcisista. Cioè, se lui non ti dà niente, tu non devi dare niente in cambio, ovviamente. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi, devi imparare ad amarti, devi imparare ad accettarti per quello che sei, pensando che sei perfetta, non sei uscita difettosa dalla fabbrica, senza dipendere assolutamente dall'approvazione esterna. Senza dipendere assolutamente dall'amore di qualcun altro, perché se tu inizi a dipendere dall'amore di qualcun altro, ci sono persone che non sanno vivere se non pensano di essere amati da qualcuno. Ma non mi ama, non mi ama, io lo amo, non mi ama, non mi ama. Cioè, questo è un tuo problema se non ti ama, ma non è, cioè, tu devi fottertene, no? Non devi essere bisognosa dell'amore di qualcuno, costi quel che costi. Quindi lavora sulla tua autostima e ovviamente abbiamo la capacità di interagire, quindi se non interagisci con il narcisista, interagirai con qualcun altro, no? Noi dobbiamo interagire con tutti, non essere dipendenti da nessuno. Questo è il fatto fondamentale, no? Perché non devi cadere nella trappola letale del narcisista. Quindi, come fare a evitare, diciamo, di cadere nell'illusione del narcisista e di fatto proteggere la tua vita? Perché poi devi di fatto imparare a proteggere la tua vita. La cosa che devi fare, fondamentale, è quella di educarti, a riconoscere un narcisista, quindi imparare a riconoscere i segni che ho già fatto in tanti video, vattene a vedere, capra! Vatteli a rivedere, riconoscere i segni distintivi di un narcisista, questo ti aiuta perché inizia a capire chi è davanti, no? Ti aiuterà ad evitare di essere attratta dalla sua seduzione iniziale. Narcisista o manipolatore, chi per essi. Poi ascolta la tua voce interiore. Perché dentro di noi c'è quella vocina che ti dice, beh, la meditazione ad esempio è molto importante, meditare significa ad esempio familiarizzarci, noi possiamo familiarizzarci con la nostra indipendenza, ricordare, come dice giustamente Crezi, di non far oltraggiare mai e per nessun motivo la nostra dignità. E non avere paura, no, di stare da soli o ascolta la tua voce interiore.
Se qualcosa ti sembra troppo bello per essere vero, ce n'è già 20 centimetri dietro, al brucio. Perché non esiste una cosa, ah, è troppo bello per essere vero? Se pensi che sia troppo bello per essere vero, è sicuramente falso! Perché le relazioni sono sempre uno scambio. Se trovi qualcuno che ti dà qualcosa pro bono, attenzione, attenzione, nessuno ti dà qualcosa pro bono. L'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. Perché la nostra vita è fatta di scambio. Non possiamo, cioè, non possiamo vivere sperando che qualcuno si innamori di noi sulla via di Damasco e ci dia tutto il suo amore senza dare nulla o ricevere nulla in cambio. E no, è una fregatura. È una fregatura. È come quello, cioè certi venditori che ti regalano magari una cagata, un gadget del cazzo e poi ti vendono altre cose, no? È come quelle gite, no? Che organizzavano una volta che ci andava mia nonna, che ti facevano fare la gita gratis e poi ti vendevano il set di pentole, no? E mia nonna magari comprava le pentole, per dire, no? Quindi tu pensavi di aver fatto un giro gratis e poi arrivavi a casa col set di pentole che pagavi 5 volte tanto quelle che sarebbero costate da un'altra parte e non te ne frega assolutamente niente. Nessun pranzo è gratis, come diceva Lucrezia Borgia, perché potrebbe essere un pranzo avvelenato. Queste sono tutte situazioni che dobbiamo tenere presente, no? Quindi le speranze devi buttarle nel cesso da questo punto di vista. Comunque ascolta la tua voce interiore, presta attenzione al tuo istinto, presta attenzione alle tue emozioni. Non esistono cose troppo belle per essere vere, perché se pensi che sia troppo bella è falsa. Oppure c'è quella vocina dentro che ti lancia dei segnali, no? Che ti dice: guarda che questo ti sta manipolando, impara a fidarti della tua intuizione, del tuo sesto senso, non lasciarti influenzare da lusinghe superficiali. È molto, molto importante questo, e poi è anche molto importante stabilire confini sani. Cioè, i narcisisti tendono a sfruttare la disponibilità degli altri, quindi tendono a invadere, tendono a essere invasori della privacy. Non devi permettere a nessuno di invadere la tua privacy. Cioè, non è che uno, il narcisista spesso si auto dice: ah, facciamo questo, facciamo quello, vengo qua, vengo là. Cioè, non devi lasciare invadere la tua privacy, non devi far sì che un narcisista ti dica delle cose che riguardano te, facciamo qui, facciamo là, vengo qua, vengo là. Cioè, non devi farti invadere, perché i narcisisti sono invasori, devi mettere dei confini sani, devi mettere dei confini, non devi permettere che qualcuno invada la tua privacy, invada il tuo modus operandi, invada quello che tu stai facendo. Perché che cazzo? Cioè, non è che tu devi qualcosa a qualcuno, non devi assolutamente un cazzo a nessuno. E questo è un punto fondamentale, non devi un cazzo a nessuno. E quindi quando uno cerca di invadere la tua privacy dicendo delle cose, cercando di farti vivere dei sensi di colpa, ma manda a fanculo, manda letteralmente a fanculo, che cazzo ti frega? Cioè, non devi farti condizionare da nessuno, no? Il narcisista cercherà di sottrarti il tuo tempo, cercherà di sottrarti le cose che tu hai bisogno, no? Vuole sapere quando tu vai al bagno e però poi dopo si fa gli affari suoi. Noi non dobbiamo permettere a nessuno di invadere la nostra vita privata, la nostra vita personale, ma neanche a una relazione sentimentale affettiva, perché non è che uno, perché ha una relazione sentimentale affettiva con qualcuno, questo qualcuno deve permettersi di invadere la nostra privacy, deve permettersi di invadere la nostra vita personale. La nostra vita personale è la nostra vita personale, non è che uno
solo perché c'è una relazione, allora deve essere completamente aperto, oppure manco c'è una relazione e il narcisista già invade la tua privacy, invade le cose. Noi non dobbiamo permetterlo questo, dobbiamo mettere dei confini. Affermare i nostri bisogni personali. Non devi permettere alle persone di invadere il tuo spazio emotivo, il tuo spazio fisico, di manipolare le tue decisioni. Io faccio che cazzo mi pare di fare, che cazzo mi va di fare. Se a te sta bene, è così. Se non ti sta bene, quando ad entrambi, diciamo, ci andrà di fare una cosa, la faremo, ma non è che io devo cambiare la mia idea, devo cambiare il mio modo di essere, devo cambiare, diciamo, le cose che mi piacciono per accondiscendere, per essere condiscendente nei confronti di qualcuno o di qualcuna. Indipendentemente dal fatto che sia un narcisista, non sia un narcisista, noi dobbiamo mantenere la nostra privacy, la nostra indipendenza. E poi dobbiamo rafforzare l'autostima, no? Coltivare una sana autostima, una sana fiducia in se stessi, riconoscere fondamentalmente il nostro valore e non dipendere da una validazione esterna, soprattutto da parte di un narcisista, ma da parte di nessuno. Avere la nostra indipendenza economica, la nostra indipendenza affettiva e cercare di stabilire legami con persone che siano rispettose del tuo spazio, cioè le amicizie, le relazioni romantiche, di qualunque natura esse siano, devono essere basate sulla reciprocità, no? Quindi chi non si comporta in questo modo, chi è invadente, chi rompe il cazzo, mandalo a fanculo. Esatto, chi ti fa domande, cosa facevi, cosa non facevi, dove sei stato, dove non sei stato, bravo Andrea Giovani, devi mandarlo a cagare, letteralmente, perché ci sono persone che vogliono invadere, no? Ma questo non è detto che siano narcisisti, potrebbero essere semplicemente dei rompicoglioni, però le relazioni sentimentali anche con i rompicoglioni non vanno bene, no? Perché non è, noi abbiamo l'idea che quando iniziamo una relazione sentimentale affettiva, dobbiamo iniziare a dire alle persone i cazzi nostri, quello che facciamo, quello che non facciamo, ma non c'entra che sia narcisista o meno. Io faccio quello che mi pare di fare, cioè non è che devo giustificare, no? Non è che sono un bambino, uno scolaretto di 10 anni che se devo andare a fare qualcosa devo chiedere il permesso alla maestra. O devo chiedere il permesso a papà o devo chiedere il permesso alla mamma. Eppure molte persone quando entrano in una relazione sentimentale affettiva si sentono quasi in dovere di chiedere permesso e certe persone lo negano, no? Ci sono persone che ti dicono: "Ehi, ma devi togliere le foto della tua ex dai profili, che ne so, Facebook o Instagram. Devi togliere perché adesso stai con me, non puoi avere le foto della tua". Ma cioè, al di là del fatto che io, uno, una persona in generale, tiene che cazzo vuole sui suoi profili social, ma poi che cazzo c'entra? Cioè, una storia che fa parte della tua vita, non è che tu non devi mettere o togliere o fare. Cioè, ognuno fa che cazzo vuole. Ti vado bene? Così, non ti vado bene, vai fuori dai coglioni. È semplice, no, il discorso. Quindi, indipendentemente dal fatto che hai a che fare con un narcisista o meno, devi rafforzare la tua autostima e focalizzarti, diciamo, anche sulle cose che vengono fatte, non sulle cose che vengono dette. Presta attenzione alle azioni e ai comportamenti del narcisista piuttosto che alle sue parole. Perché le parole, diciamo, sono spesso parole fallaci. Quindi, ma la cosa fondamentale è riconoscere il comportamento narcisistico, confrontare la realtà con l'illusione, cioè, questo è il punto fondamentale. Ecco, se fai questo, imparando a riconoscere le manipolazioni, ad esempio, seguendo i miei seminari sul canale Massimo Taramasco, potrai familiarizzarti con le tattiche manipolatorie comuni dei narcisisti,
ma anche non dei narcisisti, mantieni la tua indipendenza finanziaria, altro punto fondamentale, perché se non sei indipendente finanziariamente ce l'hai in quel posto. E cerca di essere gentile e amare te stessa. Ecco, queste sono le cose fondamentali che ti faranno capire che devi levarti dei coglioni e non sarai più bisognoso per nessun motivo del narcisista, riuscirai a uscire fuori da questa situazione. Bene, bene, mi sembra